Ieri ho fatto un sogno. Le grandi colonne di questa chiesa ondeggiavano come palme. Tutto l'edificio stava per crollare. All'improvviso è apparso un uomo in fondo al colonnato. Ha appoggiato le sue esili spalle contro le pareti e le ha sostenute. Ha impedito che la chiesa crollasse. Io mi sono avvicinato per vedere chi fosse. E passo dopo passo vedevo che quello era uno straccione, lacero, l'ultimo degli uomini. Quando finalmente sono arrivato davanti a lui, l'ho guardato e l'ho riconosciuto. Eri tu, Francesco. Sono ormai passati 3 mesi dall'arrivo a Roma, ma le guardie papali continuano a non lasciarli passare. Hanno percorso molte miglia, hanno attraversato sentieri ciottolosi e strade sconnesse, e con sé non hanno altro che un vecchio saio. In questi mesi, non possedendo nulla, sono stati costretti a dormire per strada, vivendo di elemosina. Ma proprio in uno di quei difficili giorni del 1209, qualcosa cambiò. Il Papa accettò un'udienza con quell'uomo che la gente chiamava il poverello di Assisi. Quel Papa era Innocenzo III, forse il più grande tra i papi medievali, e quell'uomo era Francesco d'Assisi. Immaginate un papa medievale, i vestiti tirati a lucido, le mani senza calli e stuole di persone provenienti da tutti gli ambiti della cristianità riunite intorno a lui. E ora immaginate un uomo sporco, vestito coperto solamente con un vecchio sacco lacero, prostrato sotto un altare, sotto un trono di marmo, sul pavimento lucido della maestosa basilica di San Giovanni in Laterano. Quante possibilità aveva di essere ascoltato? Eppure, in quei mesi del 1209, Papa Innocenzo III approvò la regola di vita di Francesco e dei suoi seguaci, che in seguito sarebbero stati chiamati frati minori. Innocenzo III era il contrario di Francesco quasi in tutto. Non era di indole amorevole e mite, né tantomeno un pastore tenero, ma, come scrisse Hermann Hesse, un lottatore, un sovrano impetuoso. Innocenzo III soleva rammentare che il Papa, pur essendo meno grande di Dio, è più grande dell'uomo, perché noi siamo stati messi da Dio al di sopra dei popoli e dei regni. Francesco non è un uomo semplice, ma è un uomo che ha scelto la semplicità. Francesco è lontano, come pochi uomini lo furono stati, dalla concezione per cui un uomo possa essere superiore a qualsiasi altra creatura di Dio. Da qui quel senso di fratellanza, di unione, che è unione di spirito, di tutte le cose belle e brutte, giuste e sbagliate di questo mondo. È il cantico delle creature, genuina, ardente favola che Francesco confessa alla notte e alle stelle. La storia di un uomo che ha scelto di amare la vita in ogni cosa, nonostante le rinunce, la fame e la povertà, perché un solo raggio di sole, a volte, è sufficiente per cancellare milioni di ombre. Ma chi era Francesco d'Assisi? Francesco nacque nel 1181 ad Assisi, in Umbria, da famiglia agiata, impegnata attivamente e con un discreto successo nel commercio di stoffe. Il nome Francesco, per quanto sia comune oggi, nel Medioevo era piuttosto insolito. Era stato scelto dal padre, Pietro di Bernardone, probabilmente in onore della Francia, che aveva fatto la sua fortuna. Un nome che sottintendeva una responsabilità. Francesco avrebbe dovuto imparare l'arte del commercio e, un giorno, prendere il posto del padre negli affari di famiglia.
ma la guerra sarebbe giunta come tempesta. E la vita di Francesco, che qualcuno aveva già scritto, non sarebbe mai più stata la stessa. Nel 1202, infatti, Assisi, che parteggiava per la fazione dei Ghibellini, entrò in conflitto con Perugia, che invece era alleata con i Guelfi. Lo scontro fu tuttavia impari e nella celebre battaglia di Colle Strada la vittoria non poté che arridere ai perugini. Tra i giovani che presero parte al conflitto venne catturato e rinchiuso in prigione anche Francesco. Rimase un anno in una cella umida, negli stenti, in condizioni di vita raramente sopportabili, fino al 1203, quando, dietro il pagamento di un riscatto a cui pensò il padre, Francesco fu liberato. Tornò a casa e recuperò gradualmente la salute. L'anno seguente, nel 1204, Francesco pianificò di raggiungere Lecce per unirsi alla Quarta Crociata e muovere verso Gerusalemme. Ma raggiunto Spoleto, la febbre tornò. Decise allora di fermarsi per la notte nella chiesa di San Sabino. Ed è proprio qui che la vita di Francesco sarebbe stata destinata a prendere un altro sentiero. Durante la notte, in sogno, gli apparve un castello pieno di armi, le mura alte e la pietra solida, e udì una voce, calda e persuasiva, che gli prometteva che ogni cosa sarebbe stata sua. Ma poco dopo, quella stessa voce, ora più severa, gli domandò: è più utile seguire il servo o il padrone? Francesco rispose: il padrone. Allora perché hai abbandonato il padrone per seguire il servo? Francesco tornò allora ad Assisi e riprese l'attività di famiglia, ma qualcosa in lui era cambiato. A Roma, dove il padre l'aveva mandato per vendere una partita di merce, distribuì il denaro ricavato ai poveri e scambiò con un mendicante la sua veste. E sulla via di ritorno diede l'elemosina a un lebbroso, l'abbracciò e lo baciò, perché, come scriverà Francesco nel suo testamento, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'anima e di corpo. Soggetto a pettegolezzi di ogni genere, portato in tribunale dal padre stesso con l'accusa di scialacquare il patrimonio di famiglia, Francesco rinunciò ai beni paterni, abbandonò i vestiti e le calzature, indossò il saio e iniziò a predicare nelle campagne umbre. La sua salute era cagionevole, ma la sua voce era forte. Una voce che rammentava il valore della fratellanza, della povertà e dell'umiltà, e che parlava di Dio in una lingua che tutti potevano comprendere. Non il latino, la lingua dei doti e della chiesa, ma il volgare. Ben presto altre persone si aggregarono a lui, seguendolo ben oltre i confini dell'Umbria e formando così le prime comunità di frati. A quella chiamata risposero anche le donne. La prima fu Chiara Scifi, ovvero Santa Chiara, fuggita dalla casa paterna nel marzo del 1211 per unirsi a Francesco. Un'unione di spirito quella con Francesco, che accompagnerà Chiara per tutta la vita, fino al 1226, quando Chiara vedrà Francesco per un'ultima volta. Negli anni seguenti, infatti, la salute di Francesco era peggiorata.
Soffriva di disturbi al fegato ed era quasi cieco. Furono questi i motivi che nel 1226 spinsero Francesco, mentre si trovava alle sorgenti del Topino, di chiedere di essere trasportato per un'ultima volta ad Assisi, alla chiesa della Porciuncola. Si racconta che nonostante le infinite sofferenze di Francesco, sulle vie di Assisi egli continuasse la sua predica, recitando dalla sua piccola lettiga i meravigliosi versi del Cantico delle Creature. Francesco si spense il 3 ottobre di quell'anno. Soffriva di disturbi al fegato e provava alle sorgenti del Topino chiesere... Oh, ma che succede? Farli entrare. Sono passati 3 mesi dall'arrivo a Roma, ma le guardie papali continuano a non farli... Dio, signore! Allora... Più a sinistra. Ok, perfetto. No, anzi, aspetta, ti devo riaggiustare. Di qua, muori.